Buonasera da Casal Grande, Palazzetto Cheope, undicesima giornata del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1 Beretta. È l'ultimo appuntamento agonistico del 2021 per quanto riguarda ovviamente la massima divisione e siamo qui a Casal Grande per raccontarvi tutti gli spunti, tutte le emozioni, tutti gli episodi salienti che contraddistingueranno questo imminente incontro tra le padrone di casa, targate come al solito Casal Grande Padana, e la formazione bresciana della pallamano Leno. Un confronto che avrà inizio tra pochi minuti alle 18.30, sono le 18.23, minuti primi in questo momento, quindi ancora pochi minuti di attesa prima di dare inizio a questo confronto che significa veramente parecchio per entrambe le formazioni, per la Casal Grande Padana che ha necessità di ottenere i due punti per in qualche modo rilanciarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Mestrino sempre qui al Palazzetto Cheope e poi contro il Bressanone sabato scorso in Alto Adige. E per quanto riguarda invece la pallamano Leno, le gialloblu ospiti hanno sicuramente bisogno di punti salvezza, di punti sicuramente preziosi per consolidare le proprie quotazioni in ottica salvezza. Anche Leno proviene da due sconfitte consecutive e quindi parimenti anche la compagine lombarda sarà animata dalla ferma volontà di ottenere un chiaro, convincente e ci permettiamo anche di dire prestigioso successo che permetta a Leno di guardare al futuro con ulteriore fiducia e speranza in ottica permanenza nella categoria. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche questa sera, anche in questo sabato 18 dicembre 2021. Ancora una volta lo ripetiamo, buonasera da Casal Grande, buonasera a quanti ci stanno ascoltando e seguendo e vedendo in questo momento attraverso Eleven Sports, canale sempre molto attivo nel propagandare, nel sottolineare tutto quanto fa sport, in questo caso in particolare tutto quanto fa pallamano. Un cordiale saluto anche a quanti ci stanno ascoltando e seguendo dalla Lombardia tutta e in particolare dalla zona di Brescia dove appunto Leno è collocata, quindi un saluto a tutti gli amici lombardi, lombarde, bresciani, bresciane e ovviamente lenesi. Sappiamo esserci un importante seguito di pubblico anche intorno alla compagine in gialloblu allenata da Bravi, quindi un saluto anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo da quelle parti. E un saluto ovviamente anche al pubblico di Fede Casalgrandese che per un motivo o per l'altro non può essere qui al palazzetto questa sera ma è idealmente con noi attraverso Eleven Sport. Allora, in questo momento grazie alle nostre puntuali riprese state vedendo le squadre che hanno terminato la fase di riscaldamento e stanno indi preparandosi all'ingresso in campo. Il DG biancorosso Alberto Aldini tra poco leggerà al pubblico qui convenuto le formazioni in campo, le leggerà attraverso il consueto altoparlante e immediatamente dopo ve ne daremo lettura anche noi per una vostra visione ancora più proficua di quello che sarà l'incontro imminente qui a Casal Grande. Più avanti saremo ovviamente molto dettagliati e precisi per quanto riguarda il programma che interesserà entrambe le formazioni nel nuovo anno, perché lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse messo in visione in ascolto solo in questo momento, questa partita è valida per l'ultimo impegno agonistico del 2021 perché poi il massimo campionato femminile tornerà in campo soltanto il 15 gennaio 2022, ci sarà quindi una sosta natalizia di circa un mese utile a tutte le squadre coinvolte per fare il punto della situazione, per trovare, individuare strategie ancora migliori con cui affrontare la fase di ritorno che avrà appunto inizio il prossimo 15 gennaio. Alberto Aldini sta leggendo le squadre al pubblico qui convenuto, noi ci fermiamo per qualche istante anche per non confliggere con la sua voce stentorea qui al palazzetto e ci risentiamo tra poco. Intanto ecco l'entrata in campo, si comincia ovviamente dalla formazione di Leno per giusto e gradevole dovere di ospitalità nei confronti della compagine bresciana.
È un confronto questo che presenta tantissimi spunti di interesse, come detto. Per il momento qui a Palazzetto Cheope non c'è un grandissimo pubblico, non c'è ancora una platea così ricca, però ovviamente anche le condizioni atmosferiche piuttosto avverse qui a Casalgrande quest'oggi, in particolare questa sera, forse hanno in parte dissuaso gli spettatori ad assiepare le tribune del Palazzetto Cheope. Comunque confidiamo nei prossimi minuti di anche vedere una più cospicua affluenza da parte del pubblico. C'è molta nebbia fuori, c'è anche molto freddo. E c'è da scommettere comunque che tra pochi minuti ci sarà cospicua nebbia anche in campo, nel senso che assolutamente questo confronto è molto meno scontato di quanto i numeri della classifica potrebbero dare a intendere. 10 punti fin qui conquistati dalle beniamine locali contro i 5 fin qui messi a segno dalla formazione lombarda. Questa è la situazione dopo i primi 10 turni, questo è l'11esimo. Vediamo l'applauso del pubblico del Palazzetto Cheope. Ecco, come avevamo vaticinato giustamente, adesso gli spettatori stanno man mano facendo ingresso qui in tribuna. Buon segno questo, c'è quindi grande interesse nei confronti della pallamano femminile qui a Casalgrande, nonostante le avverse condizioni meteo. E adesso è arrivato il momento che in tanti attendiamo, cioè la lettura delle formazioni. Per motivi tecnici, vogliate insomma perdonarci, ecco, siamo in grado soltanto di darvi lettura della Casalgrande padana, ma adesso siamo in grado di darvi lettura anche dell'organico di Leno. Qui siamo abituati a risolvere i problemi in ogni ambito a 360 gradi. E quindi, per quanto riguarda la pallamano Leno, ecco, la formazione ospite si presenta con il numero 1 Martina Sizia, con il numero 3 Martina Bellu, con il numero 9 Beatrice Pugliara, con il numero 10 Rebecca Farise, con il numero 13 Michela Notarianni, con il numero 14 Selene Franceschini, con il numero 17 Giuseppina D'Ambrosio, con il 19 Olga Lanfredi, con il 21 Giorgia Convalle, con il 22 Francesca Turina, con il 23 Maria De Angelis, con il 25 Giulia Maria Lavagnini, con il 26 Eleonora Costa, con il 43 Sara Andreani, con il 77 Valeria Kirillova e con il 96 Ligia Loredana Put, il tutto allenato da Giovanni Bravi. Per quanto invece attiene la Casalgrande padana, nomi che il pubblico di fede di fede biancorossa conosce sicuramente molto bene, con il numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Crystal Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 Kimei Aileen Sauser Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il 10 Ilenia Furlanetto, con il 12 Nadia Ayelen Bordon, portiere argentino, con il 13 Sara Apostol, con il 14 Simona Artoni, con il 18 Alessia Artoni, intanto la gara inizia in questo momento, con il 19 Marianna Orlandi, con il 26 Giulia Mattioli, con il 33 Gaia Lusetti e con il 40 Nossaiba Lassulli. L'allenatore è Marco Agazzani, come sempre, come d'habitude, qui a Casalgrande. Ed eccoci ai primi secondi, ai primi istanti, ecco, di questo incontro con Leno in attacco. Vediamo che Eleonora Costa è già tra i perni principali del gioco bresciano, non potrebbe essere altrimenti, data la sua notevole esperienza, e lo si sta vedendo anche in queste prime fasi. Ma la palla è già tornata alla Casalgrande padana, con Gaia Lusetti che cerca di colpire a rete, ma Martina Sizia dice di no, abbassa l'asse della cinese, e quindi Leno può riprendere ad attaccare con la dovuta calma e senza agitarsi e senza particolari ansie, perché siamo soltanto ad inizio partita, quindi c'è tempo ovviamente per meditare e riflettere ogni occasione e ogni movimento offensivo. Per Leno questi sono due punti che ovviamente pesano, e pesano parecchio. Le bresciane non hanno più numeri alla mano, speranze matematiche di qualificarsi alla Coppa Italia, ma comunque lo ribadiamo, i punti salvezza sono assolutamente preziosi. C'è il vantaggio intanto di Leno, 0-1, quindi vantaggio della compagine ospite. E adesso la Casalgrande padana comunque ha tutto il tempo
per reagire e per controbattere a questo gol preso a freddo da parte degli avversari. Gaia Lusetti cerca di alpinare il pallone, ci riesce in qualche modo. Mangone, Furlanetto, Furlanetto di nuovo a Mangone, Mangone cerca il pertugio giusto in mezzo alla difesa per servire Franco, lo trova, è un'azione un po' carambolesca da parte delle biancorosse che termina con un tentativo di tiro da parte di Simona Artoni che tuttavia però si perde fuori a sinistra del portiere Sizia e quindi 0-1, non cambia il punteggio, Leno sempre avanti qui a Palazzetto Chiope, Costa, Costa e c'è il raddoppio da parte di Leno, la giocatrice numero 19, pardon 13, ecco 0-2, quindi ottimo inizio da parte della formazione ospite. E beh, insomma, è un Leno che già da queste prime battute del confronto sta evidenziando una consistente vivacità. Come vi avevamo detto poc'anzi, l'esito, l'epilogo di questa disfida è tutt'altro che scritto in partenza. La Casagrande Padana si presenta con un pronostico migliore, ma in queste prime fasi Leno sta puntualmente smentendo le previsioni e c'è la terza realizzazione ospite con Olga Lanfredi che porta a 3 le realizzazioni giallo-blu, 0-3, esodio veramente difficile, esodio veramente complesso, esodio veramente usiamo anche dire un po' sottotono da parte della Casagrande Padana che ora deve quanto prima cercare il giusto colpo di reni per cercare in qualche modo, per provare in qualche modo a raddrizzare la contesa, altrimenti c'è veramente il rischio che Leno possa prendere il lago del punteggio spinta anche dalle ali dell'entusiasmo. La Padana perde di nuovo palla e ora riprende Leno ancora in avanti, il tiro che però questa volta viene sventato, neutralizzato dall'efficace piede piazzato dal portiere argentino Nadia Ayalen Bordon. Non cambia il punteggio, 0 Casalgrande, 3 Leno, ripetiamo il punteggio tante volte a beneficio sempre di chi non sta in questo momento seguendo il video ma sta appunto soltanto ascoltando radiofonicamente questa nostra cronaca. 0-3 intanto, resta sempre ancora, dunque siamo già al quarto minuto e ancora le biancorosse non hanno trovato la via del gol, una cosa abbastanza insolita e preoccupante che sicuramente non mancherà di suscitare accurate riflessioni nel tecnico Agazzani. Comunque ora la Casagrande Padana riesce se non altro a dimezzare, a smorzare in parte, non dimezzare comunque, ad affievolire lo svantaggio 1-3. E riparte Leno quando stiamo ormai veleggiando verso il quinto minuto, siamo al 4:31 in questa 11ª giornata del massimo campionato Serie A1 Beretta femminile. Sabato scorso è una Casagrande Padana che ha inanellato sicuramente una buona prestazione a Bressanone per quanto attiene i primi 20 minuti, poi in seguito insomma le altoatesine hanno nettamente preso il largo, complici anche tanti errori in termini di palloni persi che le biancorosse hanno commesso e in settimana Agazzani, ma non soltanto lui, ma Agazzani in particolare ha insistito molto sulla necessità di non perdere palloni per tornare al successo proprio in questa contesa con Leno. Adesso Leno non combina però granché in questa azione offensiva, la palla torna alla Casagrande Padana con Furlanetto che cerca di colpire, la palla viene rimbalzata ma c'è Gaia Lusetti. Ammonizione da parte degli arbitri verso la numero 9 giallo-blu e ora la Casagrande Padana riprende. Può riprendere impostando con calma ma anche cum grano salis la propria azione offensiva. 5 minuti e 42, Lusetti cerca una sponda in Mangone, Mangone, Lusetti, c'è un fraseggio per Francesca Franco, la vicecapitana, Mangone, Ilenia Furlanetto da questa, Gaia Lusetti cerca il largo ma la difesa di Leno con Kirillova riesce a intercettare la palla, è proprio Leno che adesso riparte con la realizzazione che arriva a stretto giro e quindi Pugliara mette a segno l'1-4 quando siamo al sesto minuto, il passivo resta sempre rilevante ma non certo impossibile da colmare per la Casagrande Padana. Beh, sicuramente Leno fin qui merita importanti complimenti anche perché sta interpretando, le bresciane stanno interpretando la gara nel modo giusto sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista strategico sia anche dal punto di vista caratteriale contro invece una Casagrande Padana che sta quantomeno lasciando a desiderare
sul piano del gioco, ma intanto Asia Mangone arriva a dimezzare, affievolire lo svantaggio 2-4. E ora Mariano Orlandi di contropiede realizza due gol al sesto giro, e la Casagrande Padana è già lì, un 1-2 piazzato in un amen, 3 per la Casagrande Padana e 4 per la pallamano Leno, che comunque resta avanti quando stiamo veleggiando verso il minuto numero 7. Qui vicino alla nostra postazione c'è anche il presidente biancorosso Sergio Cattani, che ora soffre in silenzio per la sorte delle sue beniamine biancorosse, ma non potrebbe essere altrimenti. Con lui a soffrire sportivamente parlando in silenzio c'è anche tutto il pubblico del Palacheope, pubblico di fede biancorossa, che pian pianino, insomma, man mano sta infoltendo la tribuna qui del palazzetto di via Aosta. Sempre 3-4 con la Casagrande Padana in avanti, che per la prima volta dopo molti minuti ha adesso la palla in mano, il potenziale pareggio. Trovare il pareggio adesso in questo frangente sarebbe di notevole importanza anche sul piano psicologico. Furlanetto per Lusetti, da questi a Mangone. Lusetti e Mangone cercano quasi di prendere tempo per vedere come si mette l'azione. Ilaria Furlanetto prova a piazzare un gol dei suoi, un tiro dei suoi in elevazione, ma la conclusione viene sporcata dagli avversari, quindi Martina Sizia ha buon gioco nel effettuare un rilancio a favore delle sue compagne di squadra. Kirillova, l'intenzione era buona, ma il tiro termina fuori a sinistra di Nadia Aielen Bordone, così la Casagrande Padana può ancora sperare di agguantare il pareggio, amici e amiche di Eleven Sports. Però qui c'è una irregolarità e riprende Leno eroicamente, prova la strada del lancio lungo Notarianni, ma è una strada che si rivela infruttuosa, un po' troppo frettolosa Leno forse in questo frangente. Buon per la Casagrande Padana, che può approfittarne per andare nuovamente per la terza azione consecutiva alla ricerca del tanto agognato e sospirato pari. 8 minuti e 49 nel corso del primo tempo, siamo ancora alle prime schermaglie, che comunque si stanno già rivelando molto significative, prime schermaglie che parlano di un alleno decisamente in forma e di una Casagrande Padana non altrettanto, ma che comunque sta man mano crescendo alla distanza. Vedremo se nei prossimi minuti questa crescita sarà consolidata. Prova Furlanetto ancora, ma ancora di no, respinge ancora il portiere. Notarianni si fa largo. Gioco momentaneamente fermo in attesa che Leno, ecco, possa riprendere il gioco con un 9 metri. Se ne incarica Andreani, Costa. Da questi a Kirillova e Costa, e non da Costa, lo stavamo dicendo anche in avvio di gara, con la sua esperienza rappresenta sicuramente un valore aggiunto per le bresciane. Non intercetta la sfera Notarianni. Da questi a Lanfredi, che però si lascia sfuggire il pallone, quindi la Casagrande Padana può ripartire con Furlanetto. Vediamo, che viene però ben arginata dalla difesa avversaria, che infatti riesce a fermare il movimento offensivo biancorosso. Siamo al decimo minuto, il primo parziale significativo, Casagrande Padana 3, Leno 4. E ora Francesca Franco dai 9 metri per Mangone, Furlanetto, Mangone e Sausa Müller. Vediamo ancora Mangone al centro, in questo momento in fase centrale, ora si sposta verso l'ala. Mangone alla che la sua posizione più naturale, il tiro viene intercettato dal portiere. Ma ci sarà il primo rigore di questa serata, ed è un rigore di cui beneficia Ilenia Furlanetto. Vediamo Ilenia Furlanetto contro l'estremo difensore di Leno, Furlanetto. Furlanetto realizza questa volta bene Furlanetto, e quindi è 1-1 dai 7 metri, sia per la Casagrande Padana che anche per lei, per Ilenia Furlanetto, per la capitana biancorossa, ormai un vero e proprio totem per questa società, per questa realtà, per questa società pallamanistica di Casagrande, la Pallamano Spallanzani. 4-4, il rigore di Ilenia Furlanetto a
portato a pareggiare i conti 4-4. Andreani prova a scardinare la difesa biancorossa. Andreani non, però non è filtrante il passaggio. Simone Artoni può ripartire per la Casagrande Padana. Furlanetto, di nuovo Simone Artoni, cerca il tiro dall'ala, lo trova e la Casagrande Padana ha in vantaggio grazie a questa conclusione dall'ala diagonale piccante di Simona Artoni. 5 Casagrande, 4 Leno per la prima volta in questo incontro. La Padana si trova in vantaggio e ora vedremo se si tratterà di una vera e propria svolta. Intanto l'allenatore ospite Giovanni Bravi chiama il time out, giustamente, insomma, dal suo punto di vista, per evitare, insomma, che questa spirale sfavorevole degli ultimi minuti possa evolvere in danni ulteriori per la compagine bresciana. Intanto 5-4 quando siamo all'undicesimo e 56. E dicevamo prima, 10 i punti fin qui collezionati dalla Casagrande Padana contro i 5 della Pallamano Leno. Una Casagrande Padana che questa sera si presenta quasi al completo, ma non del tutto al completo. Due le assenze nelle file, ecco, biancorosse: Elisa Rondoni, lungo degente che per un problema alla spalla manca da ormai molto tempo, e Caterina Maria Mutti, il portiere piemontese, che causa stiramento non può essere in campo e nemmeno in panchina in questa serata, ma che puntualmente tornerà, almeno così è quasi certo, così insomma è auspicabile, nel gennaio 2022, già proprio durante il primo appuntamento agonistico del gennaio 2022. Rondoni e Mutti quindi assenti nelle file biancorosse, ma comunque idealmente con le compagne di squadra in questa importante serata che vede la formazione ceramica opposta in questa dura sfida contro Leno. Si riprende dopo il time out. Andreani, Kirillova, cerca Costa, da qui Leno trova una soluzione favorevole dall'ala, non arriva la soluzione dall'ala, ma la palla resta ancora nelle mani di Leno, che con Andreani cerca di reimpostare di nuovo l'azione. Kirillova chiama la sfera, però viene invece servita Costa si fa largo per Kirillova, prova la conclusione che termina un pelo fuori a sinistra di Nadia Ayelen Bordon, ma c'è un intervento da parte degli arbitri che assegnano il rigore, il secondo di questa partita, ma questa volta a favore delle ospiti, con Kirillova che prova a trovare la via del gol contro Nadia Ayelen Bordon. Ci riesce, quindi è 1-1 anche per Leno dai 7 metri, con Kirillova a segno. 5-5 il risultato. Gara sicuramente ben lungi dall'essere chiusa, dall'essere scritta, dall'essere terminata. Non siamo nemmeno a metà del primo tempo. Undicesima giornata del campionato di serie A1 Beretta femminile. Tra l'altro Casalgrande questa sera, la Pallamano Spallanzani Casalgrande questa sera è impegnata anche con la squadra di A2 maschile, che è di scena a Follonica contro i padroni di casa tra Gatti Starfish, ma di questo parleremo dettagliatamente più tardi. Intanto seguiamo questo attacco di Leno con Kirillova, Farise, ecco la sponda per Andreani va fino in fondo, no, lascia l'incombenza Kirillova, Costa si prova il gioco sulle ali, Leno cerca il gioco sulle ali, Costa di nuovo non aggancia il pallone, ma alla fine lo aggancia in tempo, Kirillova prova la conclusione e realizza anche un po' fortunosamente, ma comunque sia si vince anche con questi gol, ed è una rete che riporta in vantaggio la formazione ospite per 5-6. Intanto si leva qualche incitamento mediante suoni, mediante appositi strumenti musicali da parte della tribuna biancorossa. Bene così, meglio così, perché in questo momento le beniamine di casa ne hanno sicuramente bisogno. 5-6 la situazione a favore di Leno. Urlanetto prova la spalla per Timei Eilinshausen-Müller, che però viene trascinata fuori campo dalla retroguardia avversaria. Franco, Furlanetto, Sausen-Müller, vediamo la centrale germana-argentina cosa si inventa. Un buon passaggio per Franco. Francesca Franco va a segno, 6-6. Grande intensità, alta qualità questa sera qui al Palazzetto Cheope di Casagrande, come sempre quando gioca la Padana e le sue avversarie. Però questa volta l'attacco, il contropiede potenziale della Padana è stato troppo frettoloso, non è andato a buon fine.
Qui c'è una grande parata in aria Yelen Bordon che permette alla Padana di ripartire con Simone Artoni. Simone Artoni che sbaglia a sua volta, il portiere avversario intercetta la conclusione e il festival dei portieri questi ultimi minuti. Però sta di fatto che il punteggio non cambia, resta sempre sul 6-6, non si schioda la situazione di parità. Un saluto ancora una volta a quanti ci stanno ascoltando e seguendo dalla Lombardia, Leno, Brescia e dintorni, così come un saluto più in generale a tutto il nostro pubblico che segue la Casagrande Padana su Eleven Sports. Prova Costa, ma la conclusione viene rintuzzata dalla retroguardia, dal fortino biancorosso, 6-6 il punteggio. Vediamo un Agazzani piuttosto in ambasce, non potrebbe essere altrimenti, anche perché la situazione fin qui non è tra le più favorevoli. È una gara che ha ancora molto da dire, Leno sta cominciando a commettere qualche errore in più, pur confermando comunque le lusinghiere impressioni suscitate fin qui. Notarianni con il numero 13, uno tra i giovani più promettenti dell'organico ospite. Non va l'azione di Leno, può ripartire la Padana in contropiede. Orlandi, Simone Artoni deve riscattarsi dal tiro sbagliato di prima, non lo fa però perché ancora una volta l'estremo avversario risponde presente e quindi impedisce a lei ma anche alla Casagrande Padana di festeggiare e di gioire per il gol che avrebbe significato vantaggio per la formazione ceramica. Ancora Leno con Bellu, Leno incontenibile, Notarianni però Franco, Francesca Franco soffia la palla, Notarianni, Ilenia Furlanetto, Ilenia. Furlanetto in questi frangenti raramente sbaglia e realizza il 7-6. Casagrande Padana quindi avanti, Ilenia Furlanetto secondo centro personale stasera, difficilmente sbaglia quando si trova in questi frangenti. A tu per tu, in contropiede la sua esperienza contribuisce sempre a fare la differenza in senso edificante per la Casagrande Padana. Riparte Leno con Costa, però Leno viene arginata bene dalla difesa avversaria, tuttavia ora le gialloblu hanno un'altra opportunità aurea per impattare nuovamente. Eleonora Costa dai 7 metri contro Nadia Ayelen Bordon, un duello questo pallamanisticamente molto rilevante, ricco di significati tra Costa e Bordon. Ha la meglio questa volta Eleonora Costa, 2-2 da, per Leno dai 7 metri e 7-7 la situazione. Quando abbiamo ormai ampiamente scollinato la metà del primo tempo, stiamo veleggiando a grandi passi verso il 18° qui al palazzetto Cheope in via Aosta a Casalgrande. Siamo in diretta con Casalgrande, siete in diretta con Casalgrande, le 18:50 minuti primi per questo confronto con Leno, valevole per l'undecima giornata della Serie 1 Beretta di pallamano femminile. Fasi molto intense, Leno ruba palla e allora può riprendere la propria azione. Bresciane in grande spolvero con Notarianni, però il rimbalzo adesso premia Nicole Giombetti, cerca di farsi largo, cerca di servire Furlanetto, non ci riesce perché la sua azione viene stoppata. Bellu inventa un buon passaggio per Lanfredi. Notarianni ora scruta il campo nel tentativo di individuare cosa fare. Ora però le acque si sono calmate, quindi Leno può andare a sviluppare con tutta calma la propria azione offensiva. 7-7 ovviamente è una Leno che fin qui insomma date le circostanze non ha granché interesse a accelerare troppo insomma le manovre e a consumare troppe energie. Giombetti serve per Mangone, imperiosa la ripartenza della Padana, Mangone va fino in fondo e segna. Buon movimento, buona personalità, ma non avevamo dubbi su questo, da parte di Asia Crystal Mangone che realizza l'8-7. Turina è dall'altro lato del campo, trova invece l'opposizione di Nadia Ayelen Bordon, 19° e 29, 8-7, ora la Casagrande Padana ha l'opportunità di scavare il primo mini allungo di questa partita, ovviamente per quanto riguarda le biancorosse. Ha la possibilità di scavare un solco leggermente più ampio rispetto a quello che le biancorosse sono riuscite a costruire fin qui, perché fino a questo momento la Padana è stata quasi sempre sotto nel punteggio parziale. Ora c'è la prospettiva di portarsi sul +2
ed è molto importante anche dal punto di vista della mentalità. Franco, Francesca Franco cerca di realizzare spalle alla porta, intanto scocca il 20esimo, 8-7, non ci riesce, ma è l'intervento della difesa bresciana viene sanzionato dagli arbitri. Ora Mangone, poco fa Mangone, pochi istanti fa Mangone ha trovato la posizione del portiere, 8-7, quindi niente di fatto, non cambia il punteggio, 8 Casagrande, 7 Leno. E Leno assolutamente non molla la put, ecco, serve bene Costa. C'è anche una buona sicuramente rappresentanza di supporter ospiti qui al Paracheope, una rappresentanza non numerosissima ma comunque partecipe, che ora sta sospingendo la propria squadra verso quello che sarebbe, usiamo il condizionale, sarebbe un risultato decisamente corroborante, cioè quello di fare il risultato al Paracheope. Ma la Casagrande Padana non ci sta, e ora Chimei Aylin Sauso Müller sbaglia tutto purtroppo, perché non arriva il pallone a Furlanetto, arriva invece Lanfredi, che ora con il contropiede serve Farise, che va a gol, va a segno in contropiede, 8-8. Vediamo il disappunto, il notevole disappunto sul volto del portiere argentino della Casagrande Padana, Nadia Ayelen Bordom, non potrebbe essere altrimenti, la capiamo benissimo. Ma questo non cambia la situazione, è un 8-8 ed è una Padana che deve ancora soffrire parecchio contro un Leno che sta facendo la parte del leone o della leonessa, anche se la leonessa è un simbolo che si addice di più alle insomma cugine della Pallamano Brescia, le cugine del Leno ovviamente, la Pallamano Leonessa Brescia, che milita invece in Serie A2 dopo tanti anni in A1. Salutiamo anche loro, la Savoldi e compagnia. Ora la Casagrande Padana prova con Francesca Franco, che però trova soltanto il palo a destra del portiere, chiama time out Marco Agazzani, decisione comprensibile, giusta, azzeccata, perché per la Padana sono momenti assolutamente complessi, forse ben più di quanto le biancorosse non si potessero immaginare. E a Bressanone nel secondo tempo Agazzani ha sicuramente praticato un ampio cambio, molti cambi insomma, e ampie rotazioni di tutte le forze in campo. È da vedere se nel secondo tempo farà poi lo stesso anche qui, perché insomma chiaramente se le cose dovessero mettersi male per la Casagrande Padana non è affatto improbabile, non è affatto impossibile che l'allenatore decida di dare spazio, di dare risalto anche alle ragazze più giovani dell'organico biancorosso. Lo vedremo, è tutto ancora da scrivere qui al Palazzetto Cheope, quando sono le 18.55, minuti primi, restate con noi, restate su Eleven Sports, qui in collegamento con Casalgrande, 8-8 la situazione. Tra poco si riprenderà con le biancorosse in avanti. Il presidente Cattani, che poc'anzi abbiamo menzionato, sta girando ripetutamente, ritmicamente qui al palazzetto, ovviamente inquieto, ma insomma ne ha ben donde. Sauso Müller per Furlanetto, ancora Sauso Müller, prova la penetrazione nella difesa avversaria, ci riesce, bella mossa della centrale germano-argentina che realizza il suo nono punto della Casagrande Padana. Vediamo ora Leno, Notariani put, ancora per Notariani, però la palla viene smorzata da Sauso Müller, molto ispirato in questi ultimi minuti. La palla però resta ancora a Leno, ora put, vediamo che cosa deciderà di fare, serve Costa, Turina, ancora Costa, ecco Leno ha un atteggiamento attendista in questa fase dopo il gol che ha riportato in vantaggio la Casagrande Padana. Bellu riesce a riportare la parità, Nadia Ayelen Bordom riesce a toccare la sfera ma non quel tanto che basta per evitare il nono punto della compagine bresciana, quindi 9-9 quando siamo a meno di 7 minuti dal termine del primo tempo. Lo diciamo fin da ora e spargete la voce chiaramente, dopo la partita non andate via, perché ovviamente anche questa volta ci saranno due interviste ad altrettanto protagoniste dell'incontro che staranno in scena su queste tavole. Intanto viene Furlanetto, prova una bella discesa ma trova solo la traversa,
dall'altra parte un attacco del Leno non va a buon fine e così la Casagrande Padana può ripartire con l'obiettivo dichiarato di portarsi in vantaggio. Sausemüller rispiratissima col dente avvelenato, vediamo Orlandi, il portiere respinge, ma ancora Sausemüller, attenzione a Chimei, filtra in qualche modo per Ilenia Furlanetto, ma la conclusione di Ilenia dà solamente l'illusione del gol e quindi 9-9 non cambia la situazione. Quando siamo ormai prossimi al 24esimo, ricordiamo i parziali emersi fin qui: 3-4 per Leno al decimo, 8-7 per la Padana al 20esimo e adesso 9-9, quindi c'è stato grande equilibrio in questo primo tempo e equilibrio che permane anche in queste fasi finali, anche se lo dobbiamo dire in tutta onestà, Leno è parsa avere quel quid in più, quella vivacità in più, quel brio in più che invece alla Casagrande Padana sta effettivamente mancando. Non è la Casagrande Padana che in tante altre occasioni il pubblico biancorosso ha potuto ammirare e applaudire. 9-9, la Padana ora prova con Sausemüller, vedo che ecco, è spontaneo, insomma, è abbastanza lampante che la Casagrande Padana in questi minuti si stia affidando molto a Chimei, Aylin, Sausemüller, che sta fornendo un buon rendimento e sta leggendo anche la partita in modo efficace. A segnare però adesso Marianna Orlandi, l'ala di Veggia, che porta la Casagrande Padana in doppia cifra, 10-9. Tutte dall'altra parte, Nadia Yelen Bordon risponde abbassando la Saracinesco da Furlanetto, Orlandi ha un pallone d'oro tra le mani, però Leno ha del tempo di schierarsi. Per Alessio Attoni ci sono 2 minuti, esclusione per 2 minuti e quindi Leno rimane momentaneamente in 6-7. E anche questa inferiorità numerica giallo-blu potrà avere il suo peso in queste fasi finali del primo tempo, della prima frazione di gioco. Vediamo ora Franco per Furlanetto, di nuovo per Sausemüller. Furlanetto ancora per Francesca Franco. Furlanetto non prova l'elevazione, preferisce servire Alessia Attoni, ma non va a segno il tentativo di servizio e l'ora put. Di nuovo, con tutta calma per Costa, 10-9, è un Leno che vuole rimanere attaccata alla partita, con tenacia e con la qualità messa in campo fin qui. Vediamo, Bellu, posizione centrale per Costa, Notariani, Leno manovra molto al centro del campo, Costa probabilmente deciderà di tirare, decide lei infatti, ma viene contrastata, quindi il pallone resta nelle mani bresciane. Questi, ecco, il pubblico di casa invoca il passivo, però Eleonora Costa risponde a ogni perplessità del pubblico biancorosso andando a realizzare con un imperioso ed eccellente diagonale che vale il 10-10. Quindi ancora grande equilibrio, non si spezza la tensione agonistica dettata dall'incontro. Sausemüller per Marianna Orlandi, non fa purtroppo centro come Paganini, non ripete Marianna Orlandi, non si ripete nei suoi gol dall'ala e quindi si resta sul 10-10 quando siamo ormai gli sgoccioli della prima frazione di gioco. Al termine del primo tempo daremo la linea a Milano per un breve intervallo come sempre, poi torneremo qui dopo circa 10 minuti per raccontarvi, per vivere insieme il secondo tempo di questa Casagrande Padana Leno che sta regalando tantissimo in termini di agonismo e di combattività. Allora, qui Marianna Orlandi cerca la via del gol, ma c'è invece uno scontro tra lei e il portiere. Vedremo ora quali saranno i provvedimenti arbitrali, come si concretizzeranno i provvedimenti arbitrali. Si invoca il cartoncino rosso che tuttavia non arriva, intanto Marianna si rialza. C'è comunque rigore per la Casagrande Padana e manco a dirlo, se ne incarica immancabilmente Ilenia Furlanetto. Ilenia Furlanetto, che è un'autentica specialista, come avrete già avuto modo di accorgervi e di vedere dai tiri dai 7 metri. Furlanetto, vediamo, il cambio portiere non porta benefici a Leno perché Furlanetto riesce comunque a riconfermare la sua efficacia, 2 su 2 dai 7 metri per lei ed è 11-10 per la Padana. Se il primo tempo si chiudesse con un punto di margine
favorevole alla Casa Grande Padana. Si tratterebbe di un buon risultato, ma non certo ottimo, perché è una Padana che può sicuramente fare molto di più, può fare molto meglio, può avere un'attitudine sicuramente più concreta. E Alessio Attoni sembra averci ascoltato, perché perché scodellando un gol a cucchiaio va a realizzare quello che è il 12° punto biancorosso, 12-10. E in questo momento mancano soltanto 2 minuti al termine della prima frazione di gioco. La Padana quindi ha la grandiosa, la notevole, la rilevante opportunità di chiudere il primo tempo in vantaggio, considerando come si erano messe le cose. Sarebbe davvero niente male per la Padana, in primo luogo dal punto di vista mentale. Intanto qui Leno non riesce ad andare in fondo con l'azione offensiva. Riparte quindi la Padana, Franco sospinta la Padana dalle ali dell'entusiasmo, Furlanetto sospinta dal vigore relativo al più 2, Sausa Müller cerca di farsi largo, serve Francesca Franco, da queste a Furlanetto, vediamo Alessia Artoni che ha cercato il tiro, ma tuttavia è stata contrastata dalla retroguardia giallo-blu. C'è rigore di nuovo a favore della Casagrande Padana, e ora vediamo chi se ne incaricherà. Alessia Artoni, scelta abbastanza inconsueta questa da parte di Agazzani, vedremo se pagherà. Alessia Artoni, alto, conclusione alta, un po' singolare la scelta di affidare il rigore ad Alessia quando c'è appunto Ilenia, assolutamente specialista dai 7 metri, questo senza nulla togliere ad Alessia, che ha sicuramente ottimi meriti in generale. Però intanto il punteggio non è cambiato, 12-10, quando siamo al 29-27, ancora 30 secondi circa in questo primo tempo. Costa, Eleonora Costa, cerca il gioco dall'ala, vediamo Leno la manovra nella parte centrale del campo, e c'è un gol molto di cara, no, non è buono il gol messo a segno da Leno e segnatamente da Bellu. Così la Padana può ripartire, e Nicole Giombetti, una tra le giocatrici maggiormente navigate della formazione di casa, arriva a siglare il punto che permette alla Casagrande Padana di chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 13-10. Finisce qui quindi il primo tempo, ribadiamo quindi il risultato emerso dopo questa prima intensa mezz'ora. La Casagrande Padana è in vantaggio sulla Pallamano Leno con il punteggio di 13-10. Non è certo una gara però a senso unico, e i parziali lo testimoniano in pieno. Basti pensare che al 10° le bresciane conducevano su 3-4, mentre al 20° la Padana era avanti solo sull'8-7. Quindi alle 19:05 minuti primi possiamo al momento chiudere qui per quanto riguarda il primo tempo. E ora diamo la linea a Milano per un breve intervallo e ci risentiamo tra circa più o meno 10 minuti per raccontarvi, per vivere insieme il secondo tempo di questo confronto tra la Casagrande Padana e il Leno. A tra poco, a voi Milano!
Rieccoci qui come ampiamente promesso, grazie a Milano per la linea. 19:14 minuti primi e tutto pronto qui per il secondo tempo della disfida che opporrà, che sta opponendo la Casagrande Padana alla Pallamano Leno, un confronto che dopo i primi 30 minuti di gioco vede le biancorosse, le pallamaniste biancorosse avanti sul punteggio di 13-10. Sfida abbastanza complessa per le padrone di casa, che in tanti frangenti hanno particolarmente sofferto la vivacità delle avversarie, ma tant'è, insomma, la formazione ceramica è comunque riuscita a trovare il giusto bandolo della matassa per terminare il primo tempo avanti. E ora si riprende come abbiamo appena detto dal punteggio di 13-10. Nicolò Rinaldi ancora al microfono per voi in questo secondo tempo di sabato 18 dicembre 2021. Siete in collegamento con il palazzetto Cheopi in via Aosta a Casalgrande. La gara è valida per l'undicesima giornata e ora Sausa Muller prova la conclusione che viene respinta dalla retroguardia di Leno. Salutiamo anche Giulia Dallari, che non è con noi a fare la telecronaca questa sera, ma comunque sia tornerà quanto prima. Salutiamo anche lei molto cordialmente e le auguriamo immancabilmente un ottimo Natale e un felicissimo anno nuovo, ottime feste e ottimo 2020 e ottimo 2022. Un saluto quindi a Giulia Dallari, giusto e doveroso. E intanto ritorniamo in cronaca con Ilenia Furlanetto, che cerca una sponda, un suggerimento per Alessia Artoni, ma Alessia non arriva ad arpionare il pallone e così Eleno che ha buon gioco nel ripartire. Ma ancora una volta è Ilenia Furlanetto a capire tutto, a incunearsi bene nei movimenti offensivi di Leno e a reimpossessarsi del pallone, permettendo così alla Casagrande Padana di ripartire 13-10. In questo frangente, considerando un po' l'andamento complessivo della gara, ogni istante, ogni briciola di secondo è preziosa per le biancorosse, va sfruttata al meglio per consolidare il vantaggio faticosamente acquisito durante la prima mezz'ora. Però Francesca Franco tenta di farsi largo, ma viene ben contrastata da Kirillova. Comunque la palla resta nelle grinfie della Casagrande Padana, con Franco che serve Furlanetto, da questi a Nicole Giombetti, che sta fornendo un contributo di notevole sostanza dall'ala, proprio come lei è capace. 14-10. Ottimo il rendimento da parte di Nicole Giombetti, sicuramente tra i migliori in campo fin qui, non soltanto nelle file biancorosse, ma anche più in generale di tutto l'incontro. Più tardi saremo precisi per quanto riguarda il calendario di entrambe le formazioni, che riprenderanno a gennaio il cammino nella serie A1 femminile, ma intanto seguiamo questa azione che porta al gol Beatrice Pugliara, che esulta, perché effettivamente questo gol ha una certa importanza per Leno, permette alle pallamaniste gialloblu di rimanere in qualche modo in carreggiata e in partita. 14-11 il punteggio finale, quindi c'è sempre un divario di 3 lunghezze, proprio come maturato alla fine della prima frazione di gioco. Intanto però intanto c'è il palo di Ilenia Furlanetto, diciamo, intanto però, insomma, una nota anche sulla modula Casalgrande, formazione di A2 maschile, che da pochi minuti, 2 minuti intanto per Francesca Franco, dicevamo la modula Casalgrande A2 maschile che da pochi minuti ha iniziato a giocare a Follonica contro i padroni di casa Maremmani, un incontro di grande interesse per quanto riguarda il girone B, visto che entrambe le formazioni stazionano a quota 11 punti e quindi cercano una vittoria per mantenersi a buona distanza dalla zona retrocessione. Intanto qui c'è l'errore dai 7 metri di Valeria Kirillova, quindi sempre 14-11. Modulo a Casagrande quindi in campo in questi minuti a Follonica, la modulo allenata da Matteo appunto Corradini. E per quanto concerne gli impegni di gennaio della modula Casalgrande, anche per i biancorossi ci sarà ovviamente una pausa natalizia. La formazione allenata da Corradini tornerà alla ribalta sabato 22 gennaio
contro il verde azzurro, contro il verde azzurro Sassari a Sassari a partire dalle ore 16, mentre il 29 gennaio i biancorossi ospiteranno il Bologna United sempre qui al Palacheope con inizio alle ore 20:45. Tanto dovevamo quindi per quello che concerne l'agenda della serie A2 maschile dei Beniamini Targati Modula, capitanati da Mattia Lamberti, fromboliere della serie A2 maschile. Intanto l'Enosi è rifatta sotto sul 14-13 e quindi Padana che ha bisogno di un gol urgentemente per riprendere quota. Lusetti di Frana davanti alle maglie della difesa bresciana, però Nadia Ayelen Bordon replica efficacemente neutralizzando la conclusione ficcante di Valeria Kirillova e quindi si rimane sempre come prima sul 14-13. Però Leno ha saputo ricucire buona parte del divario, quindi è una Casagrande Padana che non può affatto sentirsi sicura di sé, sicura della vittoria in questo frangente. Bravi invoca un piede, non viene concesso, Furlanetto, vediamo, prova la conclusione, realizza 15-13, un gol che è provvidenziale in questa fase. 15-13, vediamo la nota di Anni, prova a replicare ma da Nadia Yelen Bordon non si passa, resta il punteggio di 15-13, provvidenziale anche per le biancorosse questa parata di Nadia Yelen Bordon, perché il gol di Notarianni avrebbe avuto un peso specifico molto rilevante nel rinvigorire Leno. Intanto c'è un errore di Legna Furlanetto, Leno può rimettersi in gioco 15-13 e può dimezzare l'attuale svantaggio. Vediamo da Leno con tutta calma, non vuole sprecare ovviamente nessun attacco perché la posta in palio è troppo importante per concedersi distrazioni in questa undicesima giornata che chiude la fase ascendente della Serie A1 Beretta. Poi a gennaio, dopo le festività, va inizio quella discendente, cioè il ritorno, e tra poco vedremo insomma con quali incontri per ambedue le formazioni. Nadia Irembodò intanto chiude bene, ma l'intervento difensivo viene sanzionato, quindi Leno resta con la palla in mano. Andreani cede l'incombenza a Notarianni molto attiva fin qui, ma in questo caso il suo affondo non è andato a segno. La Casagrande Padana può ripartire per ristabilire le distanze emerse al termine del primo tempo. Chimei, Sausa Müller per Lusetti, Ilenia Furlanetto si inventa il passaggio per Giombetti, coast to coast verso Sausa Müller. Non va, non filtra bene il passaggio, ma la palla resta comunque in mano alla Padana perché c'è stato un tocco da parte di Leno prima che la palla uscisse. E quindi 15-13, vediamo Francesca Franco che chiama lo schema delle biancorosse. 15-13 quando siamo in questo momento al settimo minuto di gioco nel corso della ripresa. Alessia Artoni prova il tiro ad effetto, il tiro a botta sicura, non va a segno nella fattispecie, ma Leno ha contrastato la tiratrice, quindi c'è il rigore per la Casagrande Padana. E dopo la parentesi di prima, Ilenia Furlanetto torna a cercare di far valere la propria esperienza ed efficacia dai 7 metri, ci riesce 3 su 3 dai 7 metri per Ilenia Furlanetto, 3 su 4 invece per la Casagrande Padana, perché c'è stato prima l'errore di Alessia Artoni. 16-13, bene così, buon per le padrone di casa. Da però Leno non è ben lungi dall'arrendersi, vediamo Kirillova che offre una sponda a Notarianni, Kirillova al centro del campo, Andreani, Notarianni, il tentativo di conclusione pregevole ma infruttuoso da parte di Beatrice Pugliara. Nadia Ayelen Bordon è ben piazzata e non ha alcun problema nel chiudere la visuale alla tiratrice giallo-blu e conseguenzialmente le distanze rimangono immutate sul 16-13 a favore della Padana. È ancora molto lunga questa gara, questa partita, è ancora molto lungo questo impegno, quindi non andate via amiche e amici di Eleven Sport, c'è ancora molto da vedere qui da Palazzetto Cheope, tra cui anche questo gol di Alessia Artoni che dà ulteriore slancio alle biancorosse permettendo loro di portarsi sul 17-13.
Vedremo per come è maturato questo gol, potrebbe davvero essere la chiave di volta della partita, lo vedremo con il passare dei minuti. Qui intanto la platea del Palacheo, perché è diventata più cospicua con il passare dei minuti, incita costantemente le beniamine di casa, le incita con sempre maggiore convinzione, ed è una convinzione che sta andando di pari passo con l'allargarsi del margine favorevole alla formazione ceramica. Tuttavia arriva Beatrice Pugliara a dire: guardate che ci siamo anche noi, e così Leno ricuce parte del divario grazie a Beatrice Pugliara. 17-14, bel gol dall'ala della numero 9 bresciana. Ora riprende la padana con Mangone, che adesso è stata rigettata nella mischia. Furlanetto, Ilenia Furlanetto, un po' fortunosamente, un po' se vogliamo carambolescamente, ma comunque riesce a trovare lo spunto giusto per realizzare il 18-14. Ilenia Furlanetto, la sua esperienza, la sua classe ancora una volta sta contribuendo a fare la differenza a favore della padana. Quando veleggiamo verso il 40° minuto di gioco, Furlanetto cede il tiro a Mangone e non fitta questa volta il passaggio per Nicole Giombetti, perché Nicole non ci arriva dall'ala. Poteva essere un ottimo tiro potenzialmente dall'ala, un ottimo gol, un'ottima conclusione. Nulla però di tutto ciò. Comunque sia, quando siamo al minuto numero 40, la padana conduce sul 18-14, massimo vantaggio per le biancorosse, tra quelli maturati, tra quelli che la formazione ceramica ha saputo maturare fin qui. 18-14, Agazzani, immaginiamo, durante l'intervallo non avrà mancato di farsi intendere nei confronti della formazione che lui guida. Con la sua consueta autorevolezza avrà, immaginiamo, dato una dottrina, una carica tecnica e motivazionale alle sue ragazze. E insomma i risultati si stanno man mano vedendo. Occhio però a Leno che comunque va a finire il merito di avere affrontato questa sfida senza alcun timore di carattere reverenziale, e comunque è un Leno, lo si vede anche dagli occhi delle varie ragazze, non ha certamente intenzione di mollare il remo in barca anzitempo, anche se ancora una volta ora l'attacco giallo-blu si perde in un nulla di fatto. Può ripartire la padana, Furlanetto, Franco, Francesca Franco prova il tiro, ma è Franceschini, portiere Franceschini, a smorzare la traiettoria e a respingere la conclusione. Ora Nicole Giombetti difende bene, brava anche in difesa l'esperta ala biancorossa, negando quindi a Leno la possibilità di accorciare le distanze. 18-14 quando sono le 19:27 minuti qui a Casalgrande, in collegamento su Eleven Sports. 11ª giornata di Serie A1 Beretta femminile. Rimanete con noi al termine della partita, interviste, vi diremo tra poco a chi. Interviste come ulteriore e significativo e giusto corollario di questa serata pallamanistica che stiamo vivendo qui sulle tavole del Palacheope. Notarianni intanto, ottimo contropiede di Notarianni, ma altrettanto ottima la risposta di Nadia Yelen Bordon. Vediamo Francesca Franco che viene sgambettata dalla difesa avversaria. C'è rigore a favore della padana con tanto di 2 minuti inflitti a Ligia Loredana Putt. Quindi 18-14 e Ilenia Furlanetto che ha la possibilità di colpire nuovamente dai 7 metri e di confermare, sia di confermare il suo 100% dai 7 metri, ma anche insomma di incrementare il margine favorevole alla Casagrande padana. Furlanetto contro Franceschini, vediamo. Furlanetto da una parte, Furlanetto riesce ancora una volta a beffare la pur brava, il pur bravo portiere di Leno, realizzando il 19-14, 4 su 5 per la padana, 4 su 4 per Furlanetto dai 7 metri, cifre di una notevole rilevanza, di una notevole salienza sicuramente, che stanno permettendo, che stanno contribuendo alla padana a concretizzare il successo della Casalgrande padana. Ora Leno si ributta in attacco nell'intento di giocarsi le ultime carte residue per il successo. Usufruiscono ora le bresciane di un rigore con Eleonora Costa pronta a portarsi sulla linea di battuta. C'è il cambio di portiere tra le padrone di casa, Valentina Bonaccini rileva Nadia Yelen Bordon, Costa contro Bonaccini, e c'è il palo colpito da Eleonora Costa, doppio palo
colpito da Eleonora Costa. Valentina Bonaccini, portiere di San Ruffino di Scandiano, sempre più brava, sempre più promettente, e in questo caso ha ipnotizzato per ben due volte Eleonora Costa, impedendo a Leno di segnare un quindicesimo punto che avrebbe potuto riportare in carreggiata le bresciane. Brava quindi Valentina Bonaccini, ricordiamo che i portieri della Padana. C'è in guarda il gol di Lenia Furlanetto. Lenia Furlanetto va ad insaccare in modo millimetrico il 20-14. Dicevamo, i portieri della Casa Grande Padana sono tre: Nadia Ayelen Bordon ovviamente, Valentina Bonaccini ovviamente, e anche Caterina Maria Mutti, che però questa sera è fuori, è in tribuna qui con noi a causa di uno stiramento che le permetterà di tornare soltanto a gennaio 2022, a partire da metà gennaio 2022, con la ripresa delle ostilità di campionato. Ricordiamo anche l'altra assente nelle file biancorosse, si tratta della lungodegente Lisa Rondoni. Intanto Leno mette a segno il 20 a 15 con Olga Lanfredi, numero 19. Quindi c'è ancora un po' di spazio per le bresciane per controbattere a una Casagrande Padana che, dopo un primo tempo diciamo a luci e ombre, sta vivendo invece una ripresa con luci decisamente superiori ai coni d'ombra. E se anche Nicole Giombecchi, così come è vero, stavamo dicendo, se anche Nicole Giombecchi troverà un guizzo vincente così come lo ha trovato, il predominio della Casa Grande Padana territoriale in questo secondo tempo diventerà ancora più netto, sia in termini di gioco sia in termini di punteggio. Leno, attenzione, però Nadia Yelen Bordon chiude la porta con grande maestria su Olga Lanfredi, e quindi resta sempre 21-15 in punteggio. Nadia Yelen Bordon, facciamo i complimenti anche a lei, perché fin qui il portiere, l'esperto portiere argentino, è stato in grado di piazzare una serie di interventi che hanno meritato applausi da parte del pubblico. Orlandi, intanto Mariano Orlandi, palo e gol, palo a destra del portiere e gol, 22-15, c'è una Padana padrona del campo, e contestualmente vengono inflitti due minuti anche a Valeria Chirillova. E a questo punto per Leno si fa veramente, non diciamo notte fonda, ma comunque sicuramente notte crepuscolare, molto più buia rispetto a anche una ventina di minuti fa, anche a quando eravamo nel primo tempo. 22-15 con Bravi che ha chiamato time out, Bravi ha chiamato a raccolta le sue giocatrici nel tentativo insomma di raddrizzare una rotta che ora sta prendendo binari molto favorevoli alla Casa Grande Padana. E visto che siamo qui in un time out, cogliamo l'occasione per ricordare il calendario quindi delle due contendenti nei prossimi turni. Quindi la prima giornata della fase di ritorno si giocherà sabato 15 gennaio, nell'occasione la Casagrande Padana sarà ancora qui al Palacheope contro Cassano Magnago, e quindi ci risentiremo il 15 gennaio dalle ore 18:30, mentre invece Leno sarà ospite dell'Ali Best Espresso Mestrino sempre alla stessa ora, 18:30, in un impegno che si pronuncia veramente molto arduo per le pur volenterose bresciane. Per quanto riguarda invece sabato 22 gennaio, seconda giornata di ritorno, la Casagrande Padana sarà di scena a Ferrara nell'atteso derby sul campo dell'Ariosto, al Palla Boschetto, si giocherà dalle 17:30, mentre invece Leno ospiterà niente meno che la capolista Bressanone sul Tirol con inizio alle ore 19:30. Quindi è una Casagrande Padana che ha all'orizzonte un calendario sicuramente duro ma comunque fattibile. Invece Leno affronterà con i primi del 2022 due tra le autentiche fuoriserie di questa Serie A1 beretta femminile. E quindi sono le 19:33, siamo a metà della ripresa e adesso svegliamo gli altarini. Avremo ovviamente dopo la partita un'intervista a una rappresentante della Pallamano Leno, ancora non sappiamo chi, perché l'ufficio stampa gialloblu ce lo comunicherà subito dopo la fine della partita. Invece per la Casagrande Padana avremo il piacere di avere qui ai nostri microfoni quel vulcano, quell'assoluto vulcano di efficienza pallamanistica ma anche di simpatia, che è la vice capitana nonché pivot Francesca Franco.
E allora Furlanetto dà un contropiede, Ilenio Furlanetto 23-15, esulta l'intera Casagrande padana, è veramente, qui può essere veramente la svolta primaria della partita, dell'incontro. 23-15, ricordiamo che conquistando questi due punti la Casagrande padana riaffermerebbe la propria permanenza nella medio-alta classifica, perché nonostante gli ultimi due stop con Mestrino e Bressanone, la padana comunque non ha mai abbandonato fin da inizio campionato i piani medio-alti della la classifica della serie A1 Beretta, quindi insomma questi due punti servono alla padana sia per restare da quelle parti sia anche per il gran gol di Mariano Orlandi, diciamo, sia per rimanere tra le grandi del campionato ma anche per corroborarsi e prepararsi ancora meglio e trarre ulteriore slancio motivazionale in vista della Coppa Italia. La padana, lo ricordiamo, si è qualificata per la Coppa con due turni di anticipo sulla fine della fase di andata del campionato, e la Coppa si giocherà ai primi di febbraio, ne saranno protagoniste le prime 8 classificate al termine dell'andata, quindi insomma la griglia è quasi del tutto completata, resta ancora però qualche incertezza sulla settima e sull'ottava casella, insomma incertezze che verranno sciolte comunque dopo il turno di questa sera. Intanto c'è una rete da parte di Leno, Francesca Turina, 24-16. Per la Casagrande padana la Coppa avrà un significato quest'anno particolare, anche perché si tratta di una competizione in cui le biancorosse storicamente hanno sempre raccolto ben poco e la formazione ceramica non è mai riuscita ad andare al di là dei quarti di finale. Questa volta insomma, se il piazzamento finale al termine dell'andata della Casagrande padana dovesse essere il quarto o quinto posto, insomma, diciamo che si potrebbe prospettare un'avversaria favorevole per le biancorosse, quindi la concreta possibilità di arrivare quantomeno in semifinale sarebbe già storico quello per la squadra guidata da Marco Agazzani. Ma intanto, prima di tutte queste considerazioni, c'è da archiviare, da chiudere comunque vittoriosamente la sfida contro Leno che comunque non molla nonostante ormai la sfida stia prendendo binari nettamente favorevoli alle padrone di casa, che sentono sempre più marcati e sempre più all'orizzonte questi due punti, il profumo della vittoria che manca da 120 minuti qui al Paracheope, manca da 120 minuti alla formazione di casa. Veramente sapeva fin dall'inizio che questa contro Leno sarebbe stata una buona occasione per tornare al successo, ma gol di Alessio Artoni, intanto che arriva a rinverdire e a incentivare ulteriormente il vantaggio delle biancorosse. Dicevamo, si sapeva che questa sarebbe stata una buona occasione per Casagrande per tornare alla vittoria, ma onore comunque veramente anche a Leno che almeno fino al 40esimo insomma ha saputo sviluppare una palla a mano di pregevole livello. Comunque Marco Agazzani la chiama time out, non vuole lasciare nulla al caso in questi ultimi 10 minuti abbondanti, 10 minuti e poco più di partita, 25-16. Chiaramente insomma dopo, ecco, la Casagrande padana che sta, possiamo dire, costruendo la torta della vittoria, ma a questa torta manca ancora una ciliegina e il tecnico ha chiamato evidentemente time out proprio animato dall'intento di piazzare questa ciliegina, quindi non accontentarsi di una vittoria risicata ma cercare per quanto possibile di cogliere un successo ampio e consistente che possa anche essere un buon biglietto augurale per l'imminente Natale anche a tutto il pubblico biancorosso. Tanto qui fervono le consultazioni, tanto qui insomma si vedono facce notevolmente più, possiamo dire, rilassate qui al Paracheope, perché la Casagrande padana, dopo aver attraversato momenti sicuramente molto duri, momenti sicuramente molto ostici, momenti sicuramente molto complessi, è sulla buona strada per ottenere i tanto agognati, tanto sospirati due punti. 19esimo minuto e 12 nel corso del secondo tempo, quindi 9 gol di vantaggio con poco più di 10 minuti da giocare, sono una eredità da non certo sottovalutare, da non sperperare, e insomma c'è anche da scommettere che la padana dall'alto della sua esperienza difficilmente consumerà un margine così rilevante. Comunque non andate via,
non andate via se non altro per vedere come Leno tenterà di in qualche modo reagire a questo strapotere casalgrandese negli ultimi 20 minuti. Intanto c'è per le bresciane il gol di Olga Lanfredi e comunque insomma non andate via, anche perché a fine gara avremo modo di sentire due voci di questo incontro: Francesca Franco, pivot e vice capitana della Casalgrande Padana, e poi qualcuno anche da Leno che l'ufficio stampa gialloblu ci comunicherà in mantinente, speriamo il prima ovviamente possibile. Comunque ringraziamo ovviamente anche l'ufficio stampa della compagine bresciana, sempre molto attento e partecipe e collaborativo. 20esimo nella ripresa, che è anche il 50esimo generale, 25-17, un'occasione per ripetere i parziali al decimo, 3-4 per Leno, poi dal 20esimo in avanti parziali sempre favorevoli a Casalgrande, 8-7 al 20esimo, 13-10 alla mezz'ora, 18-14 al 40esimo, Indy 25-17 adesso al 50esimo. Applausi, tutti applaudono questa gagliarda padana che ha avuto l'abilità insomma non indifferente di non farsi sopraffare dagli ostacoli per certi versi anche inaspettati incontrati soprattutto durante il primo tempo e nel corso dei primi 10 minuti della seconda frazione. Quindi insomma è una Casalgrande padana che ha denotato buona personalità, però resta sempre tanto Francesca Franco. Nota sempre questa personalità, però ancora una volta c'è il problema di avere, non diciamo regalato, comunque di aver interpretato un primo tempo in maniera piuttosto sottotono, un problema su cui Agazzani e tutta la squadra dovranno sicuramente riflettere nel corso della pausa legata alle festività. Giulia Maria Lavagnini intanto arriva ad affievolire lo svantaggio lenese, porta le gialloblu a 18, ma la padana è già là a 26, sembra ormai imprendibile. Comunque, visto che siamo in queste fasi, insomma, diciamo abbastanza relativamente calme, utili sostanzialmente per definire le dimensioni del successo biancorosso, le esatte dimensioni del successo biancorosso, cogliamo l'occasione per ringraziare quanti hanno seguito da settembre in avanti le nostre telecronache dal Palacheope attraverso Eleven Sport. A tutti voi un buon Natale, buone feste e un presto arrivederci al 15 gennaio con il confronto casalingo tra la Padana e Cassano Magnago. Intanto Ilenia Furlanetto realizza il 27esimo punto biancorosso, un saluto anche a Giulia Dallari con l'auspicio di appunto ritrovarla ancora qui ai nostri microfoni pronti per la ripresa del campionato. E ora Leno prova ad arrivare almeno a quota 20, insomma se un altro, insomma Leno diciamo non merita un divario poi così importante, anche perché insomma sono ragazze che hanno mostrato buona volontà, sono ragazze che hanno dimostrato buona qualità, buona attitudine. Vediamo ora il tentativo di Valeria Kirillova che va a segno, 27-19, ma la partita è sempre più agli sgoccioli perché mancano meno di 7 minuti. 6-55 nella fattispecie. Vediamo Sauser Müller, Simone Artoni, ancora per Sauser Müller, vediamo come si concretizzerà le esatte dimensioni dell'affermazione biancorossa. Alessia Artoni prova la conclusione ma viene contrastata, c'è un po' di manetta insomma, ma Simone Artoni interviene ad allontanare subito la sorella per evitare insomma che gli animi si surriscaldano troppo, del resto non è il caso. 2 minuti intanto per Alessia Artoni, comunque del resto non è mai ovviamente il caso di surriscaldare tanto gli animi, tantomeno lo è adesso quando la situazione è già abbastanza calma e tranquilla a favore di Casalgrande. Brava comunque Alessia Artoni durante la partita, anche il suo contributo è stato di notevole importanza.
E oggi il cambio di portiere nelle file di Leno, Martina Sizia prova a neutralizzare la conclusione di una Ilenia Furlanetto, fin qui infallibile dai 7 metri. Furlanetto contro Sizia, Furlanetto contro Sizia, Furlanetto alla meglio. Ed è 5 su 6 dai 7 metri per la Padana, nonché 5 su 5 per Ilenia. 28 a 19 per questi ultimi palloni ufficiali del 2021, queste ultime manovre ufficiali del 2021, sia per Leno sia per la Casagrande Padana. Intanto abbiamo Giulia Maria Lavagnini, brava, però colpisce il palo. 28 a 19. Siamo in collegamento con Eleven Sports. 19:44, partita agli sgoccioli, vittoria della Casagrande Padana, ormai lo possiamo dire in cassaforte. È una Padana che coglie il sesto successo quest'anno su 11 partite disputate fin qui. Fausto Müller, il tiro va fuori, comunque sesto, quindi 6 vittorie e 5 sconfitte, questo è il bilancio della Padana al termine della fase di andata. 12 punti in classifica medio-alta graduatoria. E ovviamente Casagrande cercherà di consolidare ancora di più questa posizione nel ritorno, anche se insomma il calendario del ritorno prevede trasferte molto ostiche, in particolare quelle contro Pontinia e contro Erice, ma di questo parleremo ovviamente a suo tempo a gennaio, mentre intanto Eleonora Costa addolcisce la pillola per Leno. 28 a 20, 5 al termine, 5 al termine, con Asia Mangone si invola indisturbata verso la porta giallo-blu, ha ragione lei, un gran tiro in diagonale, Agazzani esulta, il pubblico con lui. 29 a 20, da Pugliara, Turina, vediamo Costa, vediamo Costa, cerca di farsi largo, Turina, però la difesa biancorossa fa buona guardia fino in fondo, veramente insomma è una Casagrande Padana che non vuole lasciare nulla al caso. C'è rigore per Leno. Vedremo chi se ne incaricherà, pare profilarsi, così è il cambio di portiere tra le biancorosse. Esce Nadia Yelen Bordon, entra Valentina Bonaccini, che prima è stata brava nell'ipnotizzare Martina Costa, ora di fronte a lei c'è Giulia Maria Lavagnini. Vediamo Lavagnini con questa volta, Bonaccini non si ripete, comunque brava anche lei questa sera. Giulia Maria Lavagnini realizza dai 7 metri il 29 a 21, ma ormai la gara è agli sgoccioli, sempre più agli sgoccioli, 4 minuti e poi arrivederci al 2022, però non prima di avere ascoltato le interviste alle protagoniste della partita. Vediamo Mangone, Furlanetto. Niente di fatto per quanto riguarda l'attacco di Leno, quindi la Padana ha un'occasione per arrotondare ancora di più il proprio successo. Sauser Müller per Marianna Orlandi. Sauser Müller, Furlanetto, Mangone, Sauser Müller ancora Mangone e Furlanetto. Diciamo che in questi frangenti, in queste ultime fasi, la Padana si concede anche un po' di sana accademia, insomma la situazione in vita. Comunque Ilenia Furlanetto, una grande staffilata delle sue, porta la Padana a 3 decine di gol, quota 30, 30 a 21. Turina, vediamo, cerca di farsi largo. Comunque insomma, nonostante tutto, è un Leno che ha dimostrato di poter essere sicuramente in grado di competere fino in fondo per la salvezza, cosa che noi ovviamente auguriamo alle ragazze in giallo e blu. Un saluto ancora agli amici lombardi e lombardi, bresciane e bresciani. Intanto ultimi minuti in campo, questi ultimi minuti in campo vedono l'impiego in porta di Valentina Bonaccini. C'è un cambio anche per quanto riguarda i giocatrici di movimento, nella Padana entra Giulia Mattioli in luogo di Francesca Franco. Vediamo Mangone, sta filata, gol 31 a 21. È una festa della Padana, secondo tempo nettamente di marca locale, soprattutto dal decimo in poi.
Alena un primo tempo non è bastato, ora c'è Valeria Kirillova in gol. Questa è un po' l'estrema sintesi dell'incontro, un'estrema sintesi che tra poco comunque approfondiremo con le protagoniste Francesca Franco e anche una voce da Leno. Il presidente Cattani è qui molto più tranquillo rispetto a come l'abbiamo visto nel primo tempo, ecco, ma ovviamente vediamo Mangone, questo poteva essere un buon tentativo, sembrava gol ma in realtà la palla si è persa di poco a lato. Leno qui intanto con Pugliara non trattiene la sfera in campo, riparte da Casalgrande Padana, 28:40 i minuti, 19:49 l'orario, 31:22 il punteggio per Casalgrande. Vediamo Mangone, Sausmüller, Furlanetto, Sausmüller, Mangone, e si entra ora nell'ultimo giro di lancetta con Furlanetto che cerca il gol in sottomano alla Guerratti, stavolta non le riesce, ma nulla toglie, nulla inficia alla qualità della prova che anche stavolta lei ha saputo fornire. Avanti con Leno, Valentina Bonaccini risponde bene a Kirillova. Adesso Furlanetto non lancia il contropiede, Leno si rimpossessa della palla, ma Sausmüller, Sausmüller, vedremo cosa vorrà fare, e serve Mariano Orlandi, Mariano Orlandi dall'ala centra il 32-22. Vittoria corroborante, quindi in sintesi vittoria corroborante per la Casagrande Padana, comunque contro un Leno che si è rivelata tutt'altro che squadra materasso. Questo un po' in estrema sintesi può essere considerato l'andamento del confronto. 10 secondi al termine, siamo agli sgoccioli veramente, ultimissimi scampoli, vedremo se Leno proverà, potrà almeno evitare i 10 gol di passivo. Vediamo, Kirillova viene fermata, Turina, no, fine, non è valido, ci pare il gol di Francesca Turina, quindi la sfida valevole per l'11ª giornata della Serie A1 Beretta femminile si chiude qui al palazzetto Cheope in Casalgrande con il seguente punteggio: Casalgrande Padana 32, Leno 22, e questo è il sesto successo stagionale in campionato per le biancorosse, che riassaporano così la gioia del successo dopo i due KO contro Mestrino e Bressanone. Comunque lo ribadiamo, onore tantissimo anche a Leno, che ha dimostrato di essere squadra più che mai degna di meritare la permanenza nella categoria. E allora intanto la Padana riceve l'applauso da parte del pubblico del Palacheo, la vedete a centro del campo. Ora ci apprestiamo qui alla postazione delle interviste, ecco, vediamo i nostri addetti che portano avanti anche, ecco, vi descriviamo queste fasi perché lo ripetiamo, non finiremo mai di dirlo, qui lavoriamo interamente in diretta, quindi aspettiamo Francesca Franco e aspettiamo qualcuno da Leno, sperando, voglio dire, che insomma qualcuno generosamente si presenti comunque qui alla nostra postazione. Francesca Franco però deve presentarsi, altrimenti sarà multata dalla società con multe salate. Si scherza ovviamente, ma scherziamo come del resto fa sempre lei. Ecco, la vediamo abbastanza provata, ecco, ma comunque sicuramente nulla può scalfire l'entusiasmo della vice capitana nonché pivot biancorossa, che ci farà, ci darà anche il suo biglietto di auguri sportivo. Eccola, aspettiamo. Aspettate ancora, chiediamo quindi ancora qualche istante di pazienza al pubblico di Eleven Sports. Siamo costantemente in diretta, non finiamo mai di dirlo, perché è importante questa cosa di Eleven Sports, che vi fa vedere tutte le partite della pallamano italiana di massima serie in diretta, sia femminile che maschile. 19:52 minuti primi qui a Casalgrande. Ripetiamo, la Padana ha sconfitto Leno per 32-22 in occasione dell'undecimo turno. E intanto ripetiamo, a beneficio di chi si fosse messo soltanto in visione e in ascolto soltanto in questa fase, che la prossima partita è fissata per il 15 gennaio qui al Palacheope contro Cassano Magnago. Abbiamo ancora con qualche minuto di attesa,
la dura la vince, come si diceva una volta. Aspettiamo qualcuno dall'Eno, aspettiamo sempre Francesca Franco. Tanto lo ribadiamo, 32-22, ecco il punteggio conclusivo. Un primo tempo sicuramente, insomma, equilibrato, ma Francesca. Speriamo anche, sta arrivando Francesca Franco con il suo consueto spirito irresistibile, con la sua consueta simpatia, ecco, speriamo poi anche di avere una voce anche da parte della formazione ospite. Francesca Franco, buonasera, innanzitutto grazie. Buonasera. Allora, un primo tempo diciamo abbastanza sottotono, e poi che cosa è cambiato però? Di sicuro l'atteggiamento difensivo, di sicuro sono cambiate l'ordine in attacco, il fatto che abbiamo perso meno palloni ci ha permesso di fare il break che ci ha permesso successivamente di gestire la partita. Sì, contenti per la vittoria, non tanto per come è andata la gara, continuiamo a perdere troppi palloni, facciamo degli errori semplici, e sono cose da migliorare, speriamo che la pausa ci possa aiutare e fare un 2022 migliore. Come hai visto l'Eno? Te la aspettavi così oppure pensavi che fosse un altro tipo di squadra? No, mi aspettavo una squadra che veniva qui per lottare ed è quello che ha fatto. Il primo tempo siamo stati sempre pari tranne il break degli ultimi minuti del primo tempo e ci ha permesso di andare a riposo sul più tre. E è una squadra che sta crescendo tantissimo nel corso delle partite, gli innesti dei Pugliara e Costa hanno dato una mano e sono una squadra che darà filo da torcere a tutti, cioè il campionato è un campionato aperto e loro sono qui per lottare come tutti gli altri. La Casagrande Padana ha fin qui collezionato 12 punti, un buon bilancio oppure si poteva fare qualcosa di meglio? Si poteva fare qualcosa di più, abbiamo, non ti dico perso dei punti perché non è vero, nel senso che abbiamo perso delle occasioni che potevano cambiare un po' l'esito di questo girone d'andata. Vedi la partita in casa contro Pontinia, vedi la partita in casa anche contro Erice. Sono partite che dobbiamo imparare a gestire meglio e quindi per il girone di ritorno vedremo. Ancora grazie mille, tanti auguri, buon Natale, buone feste a Francesca Franco. Ciao, ciao Francesca, grazie. Ebbene, ora aspettiamo anche una voce da parte della Pallamano Leno, sperando che arrivi, ecco perché. Vediamo. Allora, ci stanno fornendo rassicurazioni sul fatto che qualcuno da Leno arriverà, quindi amici lombardi, amiche lombarde, state in visione e all'ascolto ancora per qualche minuto. Abbiamo appena sentito intanto la pivot nonché vice capitana biancorossa Francesca Franco. Sono le 19:57, ancora qualche minuto di attesa e poi potremo ascoltare anche la disamina da parte del giallo-blu, dell'organico giallo-blu. È probabile che arrivi qui l'allenatore Giovanni Bravi, perché adesso il DG Aldini, come state forse vedendo, anzi no perché abbiamo la telecamera voltata verso il pannello, comunque lo sta convocando alla nostra postazione, ecco, vedremo se riuscirà. Intanto, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, ribadiamo l'appuntamento con le telecronache qui da Casalgrande per il sabato 15 gennaio 2022 alle ore 18:30. Saremo ancora qui puntuali come sempre per raccontarvi nel dettaglio, per filo e per segno, la sfida che opporrà le biancorosse a Cassano, Magnago, alle Amaranto, Varesine, quindi un'altra formazione lombarda, un'altra avversaria, pardon, lombarda per la formazione ceramica che all'andata si era imposta largamente al Palatacca di Cassano in piazza Lega Lombarda e ora ovviamente cercherà di bissare il successo contro una Cassano sicuramente assetata di rivincita. Intanto, se possiamo dare un'occhiata, altrimenti do io, giusto mentre inganniamo l'attesa, al risultato della A2 maschile, scusate se impallo un momento, come si dice in gergo tecnico, ecco, ci provo abusivamente, ecco.
Visto che siamo insomma in attesa di Leno, vediamo un po' la situazione della serie 2 maschile della Modula Casalgrande di cui vi parlavo prima, che in questo momento è impegnata sul campo della Starfish Follonica. È giusto il tempo di trovare il tutto, adesso vediamo la situazione. È una sfida anche in quel caso che chiude il programma della fase di andata, in questo caso della serie A2. Ecco, in questo momento siamo all'intervallo a Follonica, al Pala Micheli di Follonica. I toscani sono in vantaggio per 16-14 sulla Modula Casalgrande guidata da Matteo Corradini, allenata da Matteo Corradini. Quindi questo come informazione generale di servizio, ecco, osiamo dire. Noi siamo sempre in attesa dell'allenatore di Leno, Giovanni Bravi, mentre lo ricordiamo quindi allora, Follonica 16, Modula Casalgrande 14, e all'intervallo risultato dei primi 30 minuti a Follonica per la serie 2 maschile, girone B. Io attendo ancora qualche istante, però non possiamo abusare della linea che Milano ci concede, quindi è... Un istante. Non mi si sente adesso. L'hai staccato? No. Adesso chiamo. Ok. Dini! Alberto! Ciao Milena! Ecco Giovanni Bravi, ce l'abbiamo, probabilmente ce l'abbiamo, ecco, ai nostri microfoni. Qui, ma è tutto in diretta. Un momento, ci sistemiamo, attesa ampiamente ripagata grazie a Giovanni Bravi, allenatore del Leno. Allora, un buon primo tempo e poi che cosa è cambiato? Un po' di confusione, un po' di agitazione, sicuramente hanno minato un po' il nostro lavoro, unito a qualche errore di troppo, sempre con le palle perse e sicuramente anche quei tiri sbagliati anche dai 6 metri. La Casalgrande Padana come l'hai in qualche modo vista? Te la, ecco, aspettavi così oppure, ecco, pensavi che fosse un altro tipo di squadra, un altro tipo di gioco? Conosco Casalgrande, è una squadra consolidata, quindi mi aspettavo questo tipo di gioco, infatti abbiamo cominciato bene perché insomma avevamo l'approccio giusto. Obiettivo salvezza fattibile comunque, a quanto ci sembra di capire fin qui, per quanto vi riguarda. Facendo i dovuti scongiuri sicuramente, poi noi combattiamo ogni partita, quindi a prescindere cercheremo di fare i massimi punti possibili. La pausa giunge al momento giusto oppure avresti preferito continuare a giocare senza interruzione per sfruttare il momento, diciamo, l'intensità? Penso che l'importante, con pausa o senza pausa, sia andare avanti a lavorare per crescere, per affinare la collaborazione, quindi... Adesso ci fermeremo un po' di giorni, però dopo continueremo a fare lo stesso lavoro di crescita collettiva. Ancora grazie e ovviamente buon Natale a Giovanni Bravi, allenatore della Pallamano Leno. Grazie ancora, buone feste, auguri, buone feste, grazie ancora. E noi siamo pronti per chiudere quindi il collegamento qui alla Pallacheope di Casalgrande, quando sono le 20:03. La Casalgrande Padana ha superato Leno per 32-22 questa sera in occasione della 11ª giornata di serie A1 Beretta femminile di Pallamano. Ancora una volta grazie, buone feste a tutti voi, l'appuntamento per il 15 gennaio con la sfida tra la Casalgrande Padana e il Cassano Magnago. A voi Milano, buone feste a tutti!